Esteri. No, no. La commissione esteri era convocata questo pomeriggio alle 14 e noi non siamo andati. Se ci spiega cosa è successo, no. Hanno conferito il mandato al relatore, le opposizioni, settimana prossima arriverà in aula il tema del MES e poi vedremo cosa fare questa settimana, ma credo che lo invieremo. Però il fatto che diciamo, la maggioranza non ha partecipato al voto in commissione è un segnale di che tipo, secondo lei? Di grande compattezza sulla posizione sul MES. Cioè, qual è la posizione? La posizione sul MES che in questo momento non serve all'Italia, tant'è vero che oggi la maggioranza non è andata in commissione perché compattamente sostiene che non è uno strumento utile. Quindi la posizione è puntate al rinvio? La posizione sul MES è quella che ha ribadito il Presidente del Consiglio ieri mattina in aula. Perché avevamo visto qualche sfumatura un po' diversa in questi giorni anche nelle sue parole. Invece sfumature, io ho detto che la Lega ha una posizione da 2 anni sul MES, che è stata ribadita dal Presidente del Consiglio ieri mattina in aula. La maggioranza è compatta e porteremo in maniera coerente avanti quella posizione anche nei prossimi mesi. Dopodiché ci facciamo Presidente del Consiglio. Nei prossimi mesi, quindi lei guarda già a settembre? Sì. Perché in teoria si va in aula domani. Poi martedì. Però può essere rinviata. Ma disertate domani anche in aula? Non lo so questo, non lo so. Non è stata ancora presa una decisione, vedremo come fare, ma è sul MES la posizione del Presidente del Consiglio, poi chiaramente anche sostenuta dalla Lega, ieri espressa in aula, mi sembra che sia di chiara contrarietà. Grazie.